Era in qualche maniera turbato la sua vita privata, ma anche la sua attività politica amministrativa. Che idea si è fatto? Ho riflettuto tutta questa notte, anche perché è stata una notte insonne, cercando di capire il motivo di un gesto così vile, di un gesto codardo. Non riesco a trovare alcun significato né nella mia vita politico-amministrativa, tantomeno in quella privata e in quella professionale. Quindi questi attentati mirano a togliere la serenità, ma non ci riusciranno, nel senso che... Oggi questa manifestazione qui fuori alla discarica di Formica Ambiente ritiene che ci sia un legame, visto che è accaduto poche ore dopo quel consiglio? Non lo so e capisco, penso di no personalmente, però capisco la legittimità della domanda e del dubbio. Quindi un legame al momento non gli sembrava così... No, non mi sembra che ci sia questo legame. Però... Ci sono altri progetti che secondo lei possono essere entrati nella mirino? C'è un'attività amministrativa che abbiamo a San Vito, che è molto intensa, ci sono molti lavori pubblici che si stanno appaltando, che si stanno realizzando, ma non c'è contenzioso, non c'è materia. Peraltro il settore delle attività produttive è un settore diverso, diciamo, è un settore che... Quindi io non... tendo a escludere anche se non riesco a dare un motivo, a dare un perché a questo gesto.